Nel porto di Messina, i migranti salvati dalla nave Ocean Viking toccano terra dopo una settimana. Una donna con un bambino sbarcano per primi, accolti dalla Croce Rossa. Toccherà poi agli altri 180 profughi recuperati dalla nave delle ONG Medici Senza Frontiere, SOS Mediterranee, in tre distinte operazioni al largo della Libia. I migranti saranno accompagnati nell'hotspot di Bisconte. La decisione di indicare Messina come porto sicuro è stata presa dal Viminale dopo che la Commissione europea ha raggiunto un accordo sulla redistribuzione in 5 paesi dell'Unione. Uno schema che potrebbe diventare automatico se la bozza di intesa raggiunta alla Valletta da 5 stati, Italia, Germania, Francia, Malta e Finlandia, presidente di turno del Consiglio europeo, verrà condivisa dagli altri paesi al prossimo summit dei capi di Stato e di Governo l'8 ottobre. L'accordo è un primo passo per superare il contestato regolamento di Dublino, quello che impone di fare richiesta di asilo nel paese di sbarco. Con il nuovo sistema ci sarà una rotazione dei porti di approdo per le navi delle ONG su base volontaria e saranno le nazioni di arrivo a farsi carico delle domande di protezione umanitaria. Ora i 5 ministri dell'interno firmatari sperano di convincere il maggior numero di stati a condividere l'intesa per alleviare il peso sulle nazioni affacciate sul Mediterraneo.